Grazie, benvenuti, siete bellissimi. È un vero piacere, per me è un vero onore essere qui oggi a proporvi i risultati di un progetto che ho intrapreso all'incirca 10 mesi fa e che si potrebbe anche vedere come una sorta di esperimento sociale. L'idea è nata 3 anni fa, all'incirca 3 anni fa, e praticamente alla base di questo progetto ci sta una scoperta che ho fatto circa 3 anni fa. L'uomo è buono. Voglio dirlo ancora, l'uomo è buono. Anche la donna. E diciamo che una volta che ho, diciamo, preso convinzione di questa cosa, quello che dovevo fare era trovare un modo per diffonderla il più possibile al maggior numero di persone possibili, in tutte le sue sfaccettature e anche nel maggior numero di lingue possibili. Si sa che le idee migliori spesso sono quelle più semplici, quindi non ho fatto altro che prendere la vicenda che mi ha ispirato e elevarla all'ennesima potenza. Ciò di cui avevo bisogno, quindi la ricetta di cui avevo bisogno, erano tante persone, il più possibile, a migliaia, un'infinità di situazioni e posti diversi, e una persona che credesse ciecamente nello spirito di questo progetto, nella bontà dell'uomo. E visto che, per ovvie ragioni, la mia condizione rispondeva all'esigenza di fiducia, cioè la battuta, fiducia, ciecamente. No, visto anche che non sono mai stato una persona affetta di mania di protagonismo, anche qua c'è la battuta, ho deciso che quella persona ero io. A questo punto faccio un salto indietro nel passato, faccio un salto indietro per esporvi in maniera chiara e lineare tutto l'accaduto. 5 anni fa ero un ragazzo normale, avevo 23 anni, una bellissima famiglia, un lavoro, la mia passione, il mio sport era il paracadutismo e avevo un debole per le donne, insomma non ci sta. In quel periodo era da poco uscito il calendario di Belen, io un giorno sono andato in edicola, l'ho comprato, sono tornato a casa, sono andato in bagno e ci sono stato un po' troppo. Adesso voi... Pensavo che si trattasse di leggende metropolitane, ahimè. Stasera chissà quanti calendari bruceranno. Comunque, niente, è successo questo. Visto che comunque mi è stato chiesto di venire qua a raccontare una storia avvincente e appassionante, adesso vi dirò invece che il 7 marzo del 2009 sono stato protagonista di un grave incidente di paracadutismo, durante il quale nella fase di atterraggio ho impattato violentemente al suolo. Se adesso qualcuno di voi si sta domandando chissà se si è aperto il paracadute, la risposta è no, il paracadute non si è aperto. Io sono Superman e stamattina ho attraversato l'Adige camminando. Ho avuto questo brutto incidente, sono stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale e fortunatamente dottori fantastici e infermiere meravigliose mi hanno salvato. Ha giocato un ruolo fondamentale anche la mia famiglia, che mi è stata molto vicino. Dopo circa 2 settimane di coma farmacologico si sono resi conto della mia cecità, nonostante non avessi battuto la testa.
Comunque ero ancora, cioè non era il primo dei problemi. Dopo circa un mese sono stato dichiarato fuori pericolo e niente, tra lacrime e sorrisi ho portato avanti la mia degenza ospedaliera cercando di rimettermi in sesto. Dopo 5 mesi sono stato rispedito a casa con la carrozzeria che era più o meno sistemata e ero comunque ancora col problema della vista irrisolto e non mi era neanche stata data una spiegazione certa. Nonostante questo, l'aria di casa mi ha fatto bene, ho iniziato a stare meglio, a essere più tranquillo, non ero comunque completamente sereno, perché insomma era la prima volta che mi capitava di perdere la vista e non c'ero ancora abituato. Una cosa molto importante è arrivata circa un anno dall'incidente. Ho partecipato a un seminario molto importante sulle facoltà del cervello, tenuto da una francese tutto pepe, Michel Noël, non so se sì, Michel Noël comunque, che mi ha praticamente aperto un mondo. Seminario appunto sulle facoltà del cervello, io ho acquisito gli strumenti che mi servivano per comprendere tante cose sulla mia vita presente e passata. E durante lo svolgersi di questo seminario, che è durato circa 4 incontri in 5 mesi, ho sperimentato a livello pratico che queste cose che mi venivano insegnate erano vere, funzionavano. E uno dei principi, tantissime cose mi sono state insegnate, comunque una delle cose più interessanti è che il nostro cervello è uno strumento potentissimo e che col nostro pensiero noi siamo in grado di influenzare la realtà che ci circonda. E questa è una cosa fantastica, è talmente semplice che è meravigliosa. E quindi ho iniziato pian piano, partendo da prima con un po' di scetticismo, poi mi sono reso conto che le cose funzionavano. E ho anche imparato, allo stesso tempo, che fare del bene per gli altri è una delle cose che più può nobilitare la nostra vita, è una delle cose per cui vale la pena spendersi. Quindi iniziando a dare una mano agli altri, al prossimo, tra varie associazioni, eccetera, eccetera, ho anche iniziato a rendermi conto che la vita pian piano diventava sempre più bella. E questo pensiero qua, fino a pochi mesi prima, lo reputavo impossibile da ritrovare, perché insomma avevo sperimentato una condizione mai provata prima. Cieco, sul letto non potevo muovermi, ero afono, avevo perso tutto, avevo solamente cuore e cervello che funzionavano e quindi avevo sperimentato che cosa significa perdere tutto. Da questa condizione ogni piccola conquista, ogni piccolo traguardo che ho raggiunto sono stati per me vissuti con un grande entusiasmo. E ricordo ancora la prima volta che, ovviamente una delle prime cose che si cercano è l'autonomia quando si perde la vista o quando ci si trova in una situazione che rende disabili, perché è questo che mi è successo. E ricordo ancora la prima volta che ho percorso 300 metri, circa 300 metri da solo, stavo tornando dalla palestra, c'era un percorso ciclopedonale che tagliava tra i campi e si frapponeva più o meno tra la palestra e casa mia. Ho chiesto a mia mamma di portarmi all'inizio di questo percorso e di aspettarmi dall'altra parte. E subito lei, ovvio, non voleva, però non ci ho messo molto a farle capire che era quello che volevo fare. Quindi lei è partita. Ho percorso questi 300 metri da solo, a piedi. Primi 300 metri fuori di casa, da quando avevo perso la vista, e vi posso assicurare che l'emozione provata percorrendo questi 300 metri, arrivando alla fine di questo percorso, non so se si può paragonare all'emozione che ho provato tornando a casa la scorsa settimana dopo circa 80.000 chilometri in giro per vari continenti. Quindi alla fine possiamo anche renderci conto che non è importante quanto si fa, ma è importante come lo si fa e in che circostanze. Quindi, l'incidente, visto il calendario, sì. Diciamo che una volta, diciamo,
recuperato tutte queste mie, l'autonomia, anche la capacità di muovermi, circa 2 anni dopo ecco che c'è stato l'evento, il fatto che ha ispirato questo mio progetto, questo mio viaggio. Volevo andare a trovare i dottori e le infermiere dell'ospedale dove ero stato ricoverato, anche perché mi hanno detto che erano molto carine le infermiere. Il problema è che quando sono arrivato in treno a Cesena, sono sceso dal treno e mi sono reso conto che mi ero dimenticato di prenotare il servizio di assistenza di Trenitalia, un servizio con cui ero abituato a muovermi fino a quel giorno e che ti accompagna da dove parti fino a dove arrivi. Quindi mi sono trovato da solo per la prima volta in un posto che non conoscevo e anziché farmi prendere dal panico ho detto ok, sorridiamo, facciamo come mi hanno insegnato e vediamo cosa succede. E quello che è successo è meraviglioso. È successo che dopo i primi passi che ho iniziato a muovere, la gente è venuta da me, mi ha aiutato. Dal treno sono uscito dalla stazione. Dalla stazione ho preso un taxi, il taxi mi ha portato in ospedale. Tutta la gente che ho incontrato lungo questi spostamenti mi ha aiutato. Ho raggiunto tutti i reparti che dovevo raggiungere. Ho passato un po' di tempo con le persone che volevo incontrare. Da Cesena sono arrivato a Ravenna, dove c'è il centro di paracadutismo in cui ho avuto l'incidente e ho incontrato i miei amici, e da Ravenna sono tornato a casa, a Nogara. Tutto questo in una maniera che fino a prima d'allora non avevo mai sperimentato. Per me quella sera è stata un turbinio di emozioni, di pensieri, perché quello che stavo iniziando a realizzare era importante. Ho realizzato che potevo muovermi per tutti questi posti senza pianificare, senza appoggiarmi in maniera programmata all'aiuto di nessuno, ma semplicemente facendomi aiutare dalla gente che incontravo. E adesso non so dirvi con precisione se in un minuto o in una settimana, in quanto tempo si sono svolti tutti i miei il casino che ho avuto in testa, però ho detto, come sono andato a Cesena, posso spostarmi per qualsiasi altra città, posso girare tutta l'Italia, posso girare per tutta l'Europa, perché sono sempre stato un tipo ambizioso e quindi ho detto, visto che ci siamo, facciamoci il giro del mondo. E la cosa era talmente incredibile per me, importante e bella, che ho detto che valeva la pena di diffondere questa notizia, il fatto che io potevo girare il mondo da solo, con gli altri, proprio perché l'uomo è buono. Ho detto, questo è talmente bello e talmente importante che devo farlo sapere a tutti. E quindi giro il mondo con un blog dove racconto tutte le mie avventure, le mie vicende. E niente, questo è quello che ho iniziato a fare. Sono partito il 2 di aprile del 2013, dello scorso anno. Se ora qualcuno si sta domandando da dove sono partito, io sono pronto a scommettere che si tratta delle stesse persone che prima pensavano che il paracadute non si era aperto, e risponderò, sono partito da Timbuktu, visto che volevo partire da Timbuktu, visto che non so dove sia, sono partito da casa mia. Sono partito da casa mia, dopo l'Italia sono andato in Francia, a Parigi. Già in Francia il viaggio è cominciato in maniera abbastanza emozionante, nel senso che la persona che in teoria mi aspettava, perché all'inizio del viaggio ero sì convinto che questa cosa era fattibile, ero assolutamente convinto, non sapevo bene come però avrei fatto, perché non avevo mai fatto una cosa del genere. Quindi per i primi spostamenti mi ero organizzato con persone che già stavano nella mia prossima destinazione, già mi aspettavano. E invece è partito tutto l'incontrario. Sono arrivato a Parigi e la persona che mi aspettava non mi ha aspettato. E quindi girando la sera per Parigi non è facile trovare un posto economico, gira di qua, gira di là, alla fine ecco che lo spirito del mio viaggio si materializza subito in un ragazzo incontrato quasi per caso col tassista, che alla fine rendendosi conto che era difficile per me trovare una sistemazione mi ha ospitato a casa sua. Questa è stata la prima notte e ho detto, cavolo, se inizio così, meglio che sono ancora a Parigi, torno a casa, perché tutti i miei piani falliti.
E invece no, ho continuato. Da Parigi mi sono spostato a Figueres in Spagna, dove mi aspettavo un amico. Da Figueres, dopo qualche giorno, sono andato sono passato da Barcellona per andare fino a Madrid. Madrid, un altro gruppo di amici mi ha accolto. Granada, un altro ragazzo che conoscevo. Da Granada mi sono spostato fino alla spiaggia, la costa sud della Spagna. Sono sceso in Africa, sono partito dal Marocco. Anche a Tangeri c'era un ragazzo che conoscevo. E diciamo che in questa maniera, dal Marocco fino al Benin, ho proseguito via terra, incontrando tutte persone che più o meno già conoscevo. Lungo questo percorso ho sperimentato, ho avuto varie esperienze, mi sono spostato in autobus, mi sono spostato con i taxi condivisi, che è una delle uniche maniere che si possono trovare in Africa se ci si vuole spostare via terra in certe zone. Esperienze di tutti i tipi, difficili, simpatiche, particolari. Quando per esempio sono partito da Banjul, la capitale del Gambia, per andare in Guinea, dopo poche ore di viaggio abbiamo investito qualcosa e mentre tutti erano intenti a pregare e a chiedere perdono, io sono stato interpellato da, penso fossero poliziotti, e sono stato consultato come testimone oculare. E ho detto: mi dispiace ragazzi, non per cattiveria, ma non posso rispondervi. E diciamo che l'Africa è stato il primo posto che ho viaggiato. Dopo l'Africa sono rientrato velocemente in Italia per un matrimonio. Dopo l'Italia c'è stata l'Asia. Senza dilungarsi, tra i vari problemi di visti incontrati, eccetera, eccetera, il Pacifico, e sono rientrato nel sud-est asiatico, ho finito il Pacifico. Una volta giunto in Laos, circa qualche settimana fa, mi sono spostato in Thailandia perché qualcuno mi ha detto che c'era un evento importante a cui partecipare oggi. Quindi oggi sono qua, il viaggio continua e che dire... L'ultimo messaggio che potrei lanciare è: credete nei vostri sogni, non pensate che i limiti vi possano fermare, se siete in grado di gestire i limiti dentro di voi, è un gioco. Quindi buona vita, buon divertimento e grazie a tutti.